I pacchi, sono arrivati i pacchi. Adesso apriamo, che devo tenere perché devo spedire indietro questa videocamera, perché è arrivata, è la quarta volta che apro questo pacco qua, mamma mia. E vabbè, ora sistemo, faccio coso e poi devo spedire questa indietro, mille cose. Comunque oggi ho fatto colazione, adesso mi devo cucinare qualcosina, preparare un due un po' molto relax, a dire la verità. Poi poi cosa faccio? Cosa faccio? Sto pomeriggio devo vedere una mia amica. Poi stasera c'è Santa Viola, festa techno nelle colline qua a Verona, che bisogna per forza andare. E probabilmente a cena andremo prima tipo a mangiare risotto. E risotto alla marone, con appunto il vino marone, molto molto di Verona, ecco. Adesso niente, sistemiamo qua. Anzi, ho anche fame, devo anche pensare a cosa cucinarmi in tutto questo, mannaggia. Bene ragazzi, stiamo per andare a Santa Viola e mangiamo lì qualcosina. Questa è la prima ripresa con la videocamera nuova, quindi vediamo che vada bene, speriamo. Eccoci qua, secondo test, il primo dove uso il microfono, vediamo un po' com'è. Siamo appena arrivati qua in quelli di Santa Viola, come vedete la fila c'è, continuerà così per ore. Santa Viola è una sagra di paese che dura un paio di settimane, mettono sempre musica un po' di tutti i tipi e stasera è la serata techno e quindi noi ovviamente stiamo qua, giocano con le spade laser, vabbè, e quindi noi ovviamente qua agiamo di conseguenza. E domani fanno serata anni 90 per dirvi, e di solito c'è anche molta molta più gente quando c'è anni 90. Fatto sta che qua abbiamo beccato parcheggio presto, siamo comodi. Pensate che la prima volta che ero venuto qua con Cheyenne Charlotte, mia amica finlandese americana, avevo appena comprato la prima macchina da 2 settimane, avevo 20 anni e mi metto qua a dormire e una di notte mi viene addosso, a tal punto che mi sveglia, ha provato a scappare ma l'ho stanata e, e me la sono fatta aggiustare. Vabbè ragazzi, ora torno un pochino a bere con gli altri e ci vediamo tra poco. Comunque sì, sulla carta è una sagra normalissima, solo che vabbè, ora mangiamo e ci facciamo tipo un risottino, solo che dopo piazza la musica techno. A meno che non abbiamo sbagliato serata, speriamo di no, farebbe molto ridere, dai. Ed eccoci qua alla sagra, siamo arrivati con un menù molto importante, non si finisce qui, andiamo prima che ci prendano il posto, via. Oh ragazzi, un bel piattino di bigoli, abbiamo anche risotto al tassasal che sarebbe tipo la salsiccia, piattino di gnocchi, che gnocchi sono? Di malga. Gnocchi di malga. Gnocchi di malga, un ottimo piattino. Cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando? Pizza fritta. Fantastico ragazzi. L'ho comprata oggi. Allora ragazzi, la serata continua, siamo qua a bere questo vino abbastanza impegnativo perché sa un po' di aceto. Stiamo aspettando che arrivi la techno, infatti non ne possiamo più di ascoltare questa musica. Lasciaci un commento. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Oggi ci troviamo qua tutti riuniti a celebrare la sagra dell'alter ego. Commento, signorina Maria. Grazie signorina Maria per il commento che ci hai portato stasera. Un commento, signora Claudia. Sulla festa? Eh? Stiamo aspettando la techno. Cosa diciamo del Lori? È che lo... Allora, aspetta. Che è antipatico, ma anche proprio... Anche secondo me è antipatico, vero? Rompicazzo. Io non lo so, ma poi boh... Rompicazzo. Esiste solo lui? Ma veramente? Cioè, io poi non so che lì... Cioè, il chicco inquadrato e tu che ti si vede neanche un quarto di faccia. Ma è meglio così, vedi, perché... È vanitoso il ragazzo, lascialo stare. Vanitoso. Quello lo sapevamo. Comunque, un parere su Lori. È antipatico, vero? Obiettivamente. Censuro. Niente. Per me è un bravo ragazzo che porta a casa la pagnotta. Nessuno lo può negare. E nessuno lo può negare. Però il più bello del mondo non è Lori, mi dispiace Lori, ma è questo.
Oppure quel signore lì. Buon salve. Buon salice. Allora ragazzi, siamo qua con una persona che è analogica e non digitale. Cosa ne pensi te dei computer? Bello, ma non ci vivrei. Allora ragazzi, stiamo aspettando lo sciottino della serata. Il mio canale è per famiglia, non posso bestemmiare. Family friendly from. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, aiutate il mio algoritmo, attivate la campanella, mi raccomando. E via, ci siamo. A me fa schifo la liquirizia, miseria ladra, perché ho preso l'anima nera? Ok ragazzi, comunque questa è techno, a differenza di quella che ho fatto la settimana scorsa a Montella. Vi voglio bene, ma non è la stessa cosa. Ragazzi, non so come mai ci sia una ragazza sul palco con delle fiaccole, però insomma noi apprezziamo, noi accettiamo la situa e va bene così. Tutto questo, mio fratello è sparito, non so dove sia. È tipo un'ora che non lo trovo, è andato da qualche parte e io lo devo riportare a casa, quindi... Ok ragazzi, è arrivata finalmente, come speravo che arrivasse prima, un bel po' di musica techno seria. Cioè, il sogno. Cioè, non si scherza qua sul fuoco. La techno non va presa sotto gamba, non fa offesa, non va sottovalutata. Bisogna rispettarla, rispettare le tradizioni e via. Allora, io mi rendo conto che sono tipo ripreso da un riflesso e quindi potrei sembrare abbastanza creepy, però vi posso assicurare che è tutto nella normalità. Cioè, è una, insomma, nell'armadio. Quindi se non mi giro... Oh, madonna, va bene. Comunque ragazzi, per dirvi, ora sono le 4 della mattina. Bella seratina, ho dovuto riaccompagnare tutti a casa, chiaramente. E detto questo, noi ci... Mamma mia, che... Che occhi verdi. Vabbè. E ragazzi, noi ci vediamo domani, ci sentiamo. Io ovviamente vi dico, come ho ripetuto prima, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, attivate la campanella e aiutiamo il nostro... Mamma mia, che spavento, mi sono appena visto il riflesso in me stesso. Vabbè, dicevo, aiutate il dio algoritmo a capire, a far, insomma, a ricordargli che esisto anch'io in questo mondo di YouTube e quindi apprezzerei un po' una sponsorizzata, così ragazzi, comprate la mia maglietta, dai, se ce l'avete. Dai, buonanotte.